Che cos'è? Sbloccato una nuova carta leggendaria. Non esce nel clan, bene. Allora, un po' di cose da dire. È uscito l'aggiornamento, come sapete, ora ci sono il livello 14, i punti stellari sbloccabili ad ogni livello e i campioni. Farò anche il torneo dei campioni qua, sfida dei campioni. Ma soprattutto c'è il cammino del re, con casse gratuite, quindi adesso le andrò ad aprire tutte. Andiamo. 500 di oro, 50 gemme, 50 gemme in ogni baule, sappiatelo. Vabbè. Non molto bello, passiamo avanti. Oro, 50 gemme, vedete? Sì, vabbè, proprio le comuni buttate a caso, voglio vedere. Non posso vedere, no. Beccato. Oro, gemme, Attim, epico. Cioè, vai. Oro, gemme, rare. No. Mannaggia. Mannaggia, per quei mega sgherle. Peccato per quei mega sgherle. No, non c'ho le. Peccato. Peccato, arancioli. Dai, arancioli. Livello 8. Cimitero. Vabbè. Siamo avanti, livello 9. Oro, gemme, goblin lancieri, valchiria, cuccio di drago. Arciere magico me lo posso potenziare, barra scambiare. Ok. Scattore, un golfiere, un'altra! Un altro arciere mago? Va bene e basta. Ok. Guarda qua quanta roba che posso fare. 509 gemme. A questo punto, considerando che... Allora... Ah sì, ci sono i punti stellari sbloccabili sempre. Non so ancora su chi usare, forse sui maiali, sapete? Voglio vedere come escono i maiali. No, non cambiano. Vabbè, credo che ovviamente mi vado per prima sul mio deck. Bottaniera, barba di scelti, lo so, sono tutto scarso, ma con lo slash royale mi sto potenziando tutto. E con queste casse qua che avete visto quanta roba mi hanno dato. Lancieri all'11. Lancieri me li vorrei mettere, ma non so dove. Cioè, non saprei cosa togliere. Per ora faccio una prova, poi vedremo. A proposito di il mago arciere, ma perché no? Scusate, eh. Me ne avanza comunque uno da scambiare nel caso. Perché volesse entrare nel mio clan. E la mongolfiera. Non l'ho mai potenziata la mongolfiera. Su. Allora, vediamo quanti punti stellari ho. 505.000. Allora, io mi potrei iniziare a potenziare. Voglio vedere se c'è qualche cambiamento. Qua nessuno, però me li potrei fare. Lui? No. Voglio vedere se cambia. Beh, qualcosa a livello di grafica, perché molto belle quelle. Vedete, prima. Prima si vede che è fatta. Beh, no. Qua no. Il barile già l'ho visto prima. Solo la mongolfiera del mio deck, mi sa. No, aspetta. Mongolfiera. Ma la mongolfiera cambiava.
Gli skill ti cambiavano, questo non lo sicuro. No? Il video di Grax sì. Forse il cavaliere. No. Il cannone? Il cannone sì. Ma forse perché è livello 1. Livello stella 1, per questo. C'è qualcuno che mi posso... Pekka. Vediamo il Pekka come viene. Cimitero. Beh, il cimitero che deve venire. Ma se questo è Alcira, forse... No. Ma dai, niente di cambia che cambia bello. Vabbè, per ora vado su Lancieri, che credo che sia la mia carta più forte che ho, sì. La carta più forte che ho, seriamente. Che dovevo mettere per la rarità. Va bene, signori, lo faccio, lo faccio. Sono un pazzo, sono un folle. Sono arrivati i campioni. Crea un mazzo con re degli scheletri che si impadronerà delle anime delle truppe in battaglia. Tocca il pulsante della sua abilità per evocare le anime e farle combattere al tuo fianco. Punto al premio. Senza le sconfitte. Bene, il premio finale qual è? Solo con lui con 4.0. Allora, no, tronco, non so. Sì, vabbè, un tronco ci sta. Forse il Lorda, la Furia. Direi... Trivella, dai. Lui. I Lancieri. Estrattore? No, golem. Ma sì, vai. Vai. Ne faccio una ora. Intanto accendo Fortnite, che mi devo fare le sfide della regina. Sto facendo le sfide della regina su Fortnite. Non la regina degli arcieri. Tra l'altro, praticamente stavo in bagno a Luna, a scuola. Allora sento, sì, voi stanno giocando a Clash. Allora gli dico, no, guarda che devi mettere l'orda di scheletri per counterare. E allora all'improvviso si blocca la partita. C'è scritto Clash, Royale e manutenzione. Guardate quanto è bella la schermata. Prima non era uscita. Puoi fare solo combo col gigante, eh? Ma sì, facciamolo. Ma sì, dai. Non vado ancora a utilizzare la sua super. Qua. Ah, lui si ruba le anime dei compagni morti, cioè delle mie altre carte morte. E le usa come skin. No, genio. Chi l'ha creata, intendo. Andiamo. Sì, vabbè, il devasto. Me le conta come corone per... Sì che me le conta. Vai. Oro, gemme. Evita, no. Ricordo che siamo a 3 leggendarie trovate. E un jolly, vabbè. Stato sbagliato, vabbè. I lancieri stellati, chi è che si stella i lancieri? Io.
Vabbè, vai. Sì, mi tocca. No, questa sarà vincere l'unica. Non ho una spella. No, fermi. Sicuro la torre l'ha fatta, infatti. Allora, aspettiamo un attimo e faccio un po' di elisir. Sprecati, sprecatissimo. Mi mando i maiali a distrarlo. Tanti goblinotti qua. Il tronco non li prende. L'onda di scheletri intanto va qua. E poi mi infuglio. No, potevo usare la... Sbagliato. No, ho sbagliato. Qui stava vinta lui. Spero di non aver stoppato la registrazione del sbaglio. Saluto a Chiodo Pistacchio. Allora. Ah, ma il livello predefinito per i tornei e per tutto è... l'11. Hai capito? Ah sì, è l'11 perché c'è il... Sì, è già morto questo. Goblin Lancer, la mia prima carta stellata. E anche la carta più forte che ho. Non perché... non tanto perché è stellata, cioè anche ovviamente. No. Dicevo, non tanto perché è stellata, ma in generale, proprio perché... ce l'ho all'11, è l'unica carta che ho all'11 in tutto il gioco. Sì, vabbè, acchiappa. Boia. Io la vorrei questo emoji, ma nel secondo la sconfitta la conta. Attacco scombinato. Tutti morti. Boom. E mossa 3.
Sia le uccisioni, sia i... No, ma la strega me la devo mettere pure io. La strega notturna, perché non è possibile che me la trovo sempre contro. Ragazzi, ciao a tutti, siamo Zeb 89. Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Zeb 89. Sbagliato! Teatro bellissimo, com'è? Nei trailer c'era la lettera di Smash. Però come la lettera di Clash. Credo sia un riferimento. Per non aver incluso Clash dai il barbaro di Clash. Potevano metterlo su Smash. Vabbè, comunque questo torneo me lo farò da solo. Sì. Il cammino l'ho aperto tutto, sì. Ma allora non ho capito dov'è. Aspetta. Qua, Pass Royale. Ho capito, forse perché a livello 4 si sblocca. Livello 4 si sblocca il Pass Royale. È vero, io pensavo che era. Vabbè, sì. Baule dei Jolly Royale. Mark! Il tronco che mi salva in extremis. Io adesso c'è qualche emoji bella che me la tengo. Quando esce ovviamente. Due emoji. Granciala. Granciala. Bocciatore. Strega madre. Ok. Tutto sto potenza. Il tronco voglio prendere questa qua. Questa me la voglio prendere per un semplice motivo. Sotto il posto di questa emoji, Lil Peep mi ha commentato. Hanno cambiato questa. Anche qua hanno aggiunto delle. No, si sono sbagliati nel colorare di grigio. È fallito. No, mi sono.